Ciao amici di Ion Italia, io sono Nuke e questo è il secondo video della mia piccola serie di tutorial dedicati alle tecniche di combattimento su Ion. Per prima cosa però volevo ringraziarvi prima di passare direttamente al video e alle spiegazioni, perché mi state scrivendo veramente in tantissimi, sia sul forum che in gioco, dicendomi che avete visto i miei video e vi sono stati utili o vi sono piaciuti, vi hanno spiegato qualcosa di nuovo. Insomma, veramente grazie di cuore, non pensavo di certo di avere un successo così discreto e immediato con questi video. Ma andando oltre, iniziamo subito il tutorial di oggi che tratterà un argomento abbastanza complicato, ovvero il weaving. Per weaving si intende una tecnica con cui è possibile fare un autoattacco definito fantasma fra una skill e l'altra, cancellando l'animazione dello stesso nel preciso istante in cui sta iniziando. Questo è possibile grazie a come è stato programmato il gioco e si basa su un principio simile a quello del jump shot, ovvero sovrascrivere un'animazione con un'altra. Questa tecnica è fondamentale sia in PvE che in PvP per massimizzare il danno di molte classi fisiche, specialmente dell'assassino. Pensate che in PvE, conti alla mano, oltre il 40% dei danni provengono da autoattacchi utilizzando il weaving. Ma passando alla pratica, per imparare questa tecnica bisogna per prima cosa sincronizzarsi mentalmente con la velocità degli autoattacchi del personaggio stesso. Una volta fatto ciò dovrete iniziare a provare a interrompere l'autoattacco a metà animazione, schiacciando il tasto della skill che volete fare. Il risultato sarà che il personaggio finirà comunque l'attacco base facendo quindi il danno, ma aggiungendo anche il danno di una skill. Se riuscirete nel vostro intento noterete che appariranno due danni, insomma due numeretti, quasi uno sopra l'altro.